Grazie, grazie Jacopo. Noi abbiamo accolto la sfida. Questa immagine la conosciamo tutti, questo è Leonard Thompson, un bambino che... ha avuto la diagnosi di diabete, lo vedete qua alla vostra destra, e... che ha ricevuto la prima somministrazione di insulina, vedete, a dicembre del 22, e vedete dall'altra parte la sua faccia. Questa è la chetocitosi diabetica. Invece a destra, questo è il porto. Bene, cos'è il progetto di K0? È un progetto che vuole individuare, mettere in atto strategie che servono appunto per prevenire la chetocitosi. Quello che ci ha raccontato Jacopo è una cosa che noi possiamo probabilmente prevenire in gran parte dei casi. E vogliamo farlo con la, appunto questo, vogliamo fare con le nostre conoscenze e anche fare in modo che questo progetto poi diventi un qualcosa di strutturale nella pratica clinica. Lo facciamo prima nella regione Marche e poi eventualmente, se accolto e considerato valido, anche in un ambiente più ampio. Cosa vuol dire chetocitosi diabetica? Qui c'è un po' di termini, ci sono un po' di termini medichesi: disidratazione, tachicardia, tachipnea, difficoltà nel respiro, odore di acetone nella respirazione, vedete, dolore addominale che qualche volta può simulare un addome acuto, difficoltà nella visione, confusione, fino alla perdita di coscienza e coma. Quindi ci sono molti sintomi che possono aiutarci nella diagnosi, ma i primi sono quelli della disidratazione. Più pipì e più sete sono i sintomi. Dal punto di vista biochimico i criteri per la diagnosi sono molto semplici, i medici li conoscono molto bene, i non medici sanno che quando il pH del sangue è sotto 7.3 c'è iperglicemia e chetonemia, ci abbiamo la chetocitosi. Ecco, ma la chetocitosi cosa ci può dare? Ci può dare un rischio di morte, e lo vedremo, ci sono stati dei bambini che non ce l'hanno fatta, danni neurologici permanenti, e ne abbiamo sentito parlare, riduzione delle capacità cognitive, controllo metabolico peggiore nel lungo periodo, cioè se io ho l'esordio con la chetocitosi, anche a 15 anni di distanza ho un controllo metabolico peggiore, costi sanitari elevati. Ecco, io faccio vedere spesso questa diapositiva perché la ritengo molto, molto importante e proprio comunicativa. È un lavoro che è uscito molto di recente su David Scherer e che ci fa vedere qui, in queste aree del cervello, della sostanza bianca e della sostanza grigia, delle aree in cui il cervello cresce di più. Vedete, questa è un'area di crescita maggiorata per le lesioni dovute alla chetocitosi. Ok? Quindi lesioni dovute alla chetocitosi, e questi sono bambini che hanno avuto un solo episodio, bambini piccoli, vedete dell'età di 4-10 anni, con risonanze ripetute a distanza di 18 mesi, hanno questo tipo di lesioni nella sostanza grigia e nella sostanza bianca. Questi si hanno se questi bambini hanno forme medie o moderate di chetocitosi. Ma non solo. I test cognitivi fatti anche a distanza di 18 mesi su questi stessi bambini ci fanno vedere che ci sono danni che si protraggono, danni che diventano permanenti. Credo che queste debbano essere delle riflessioni molto importanti. Sto parlando di bambini che hanno una chetocitosi di sotto. Questo lavoro di Duca, anche qui pubblicato su David Scherr non molto tempo fa, vedete che già a distanza di 15 anni,
coloro che hanno la chiesa acidosa dell'esordio hanno un controllo peggiore. Una chetoacidosi costa negli Stati Uniti sopra $25,000, ok? Quindi un ricovero, cioè, genera questo costo. Credo che non debba aggiungere altre considerazioni. Allora, vediamo quanto è frequente però, quanto è frequente questa condizione. Ecco, qualche anno fa abbiamo fatto un lavoro italiano su 10 anni che ci fa vedere che il 40% dei bambini al momento della diagnosi ha la chetoacidosi e guardate qua l'11% di questi bambini, cioè oltre 1000 bambini ha una chetoacidosi grave, ha avuto in questi 10 anni. Questa chetoacidosi grave avveniva proprio nella fascia di età che abbiamo sentito prima descrivere da Jacopo Ortolani, cioè i bambini piccoli. Ecco, in questo studio abbiamo individuato anche 7 casi con danno permanente e 4 decessi. Ci siamo poi confrontati con un gruppo internazionale nel quale era presente anche Lussemburgo, qui abbiamo Karine De Defour che è la responsabile di questo centro, ma ci fa vedere che la prevalenza, la proporzione di bambini che si trova in chetoacidosi è tra le più alte di tutti questi paesi. Abbiamo poi rifatto uno studio perché la nostra società, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, alla luce di questi dati ha discusso e ha cercato di mettere in atto alcune azioni. In questi 3 anni abbiamo individuato 2.800 bambini con diabete e ci siamo accorti in questi centri italiani, questi 54 centri, che in effetti però avevamo avuto una riduzione delle chetoacidosi rispetto al periodo precedente. Quindi c'era stato un passaggio in avanti. Qui si vede che c'è stata una riduzione e che anche però purtroppo nelle fasce socio-economiche più disagiate questa proporzione rimaneva più elevata. Bene, non so, non lo vedo in aula, ma eccolo là, il mio amico Dario Iafusco, che ho sentito 6 giorni, vedete qui, dopo che è arrivato il lockdown, mi ha raccontato questa storia, che è molto emblematica, perché è una ragazzina, un adolescente che manifestava proprio epilepsia, i cui genitori, va bene, erano medici e discutevano con lei, con la bambina tra di loro, del fatto che fosse necessario fare un controllo delle urine, un controllo, e però a causa del Covid c'è stata esitazione, c'è stata esitazione e in realtà questa bambina che si sentiva un pochino a disagio non ha fatto altro che assaggiare le proprie urine perché aveva sentito parlare dei genitori e ha fatto la diagnosi. Beh, insomma, questa cosa qua ci ha fatto riflettere molto, abbiamo trovato degli altri colleghi negli Stati Uniti che avevano avuto questa stessa esperienza che ci riporta indietro di più di un secolo quando questo signore suggeriva ai pazienti di assaggiare le proprie urine per fare la diagnosi, una qualcosa di veramente strano. Ma subito dopo qui la professoressa Rapone, che pure potrebbe essere in quest'aula, ecco là di là, non ci vedo, scusatemi, insieme con Scaramuzzo, un altro gruppo, si è chiesto, dice, ma in effetti questo Covid ci ha creato problemi? E anche qui abbiamo pubblicato su Diabetes Care questo lavoro che ci faceva vedere che anche se in un periodo molto breve, guardate, eravamo ad aprile 2020, quindi proprio fresco,
che effettivamente la proporzione di coloro che avevano le forme gravi era un pochino più alta, questa freccia è su questa riga, no? Lì dove si trova. Mentre non c'erano state variazioni nella... E allora però sempre nell'ambito della società scientifica abbiamo rivalutato in maniera più accurata quello che è successo nel 2020 in maniera più sistematica e abbiamo sostanzialmente individuato questi quattro tempi nel 2020, un primo periodo, due mesi in cui non c'erano restrizioni prima del Covid, poi restrizioni estreme, poi restrizioni parziali e poi di nuovo restrizioni estreme. Queste curve sono curve che ci fanno vedere l'infezione, sono i nuovi casi. E abbiamo osservato, questa è ancora si fa parte di una precedente, ma comunque abbiamo osservato che c'è un aumento dell'incidenza della chetoacidosi in questi due tempi, ma abbiamo soprattutto visto che c'è un aumento dell'incidenza delle forme gravi in maniera molto significativa, vedete, in questi due tempi. E questo aumento della chetoacidosi, questa linea rossa arancione sta a significare la chetoacidosi contro gli anni precedenti 2017-2019. Ma allora ecco qua la domanda, ma la possiamo prevenire? Come dobbiamo fare per prevenire la chetoacidosi? Questo studio di Julia Thompson io credo che sia molto importante ed esplicativo per noi, perché in questo studio sono stati analizzati dei bambini che avevano avuto la diagnosi di diabete, ma e confrontati con i controlli di parità che non avevano la diagnosi di diabete, è stato visto che cosa succedeva nei 30 giorni precedenti appunto la diagnosi. E vedete che non nel giorno della diagnosi, ma proprio nel mese prima. Nel mese prima questi bambini avevano fatto in maniera significativa più esami del sangue, avevano avuto infezioni da funghi, avevano avuto infezioni respiratorie, avevano avuto problemi urinari, avevano avuto del vomito, avevano avuto della perdita di peso. Quindi dei segni nel mese prima della diagnosi effettivamente c'erano già ed erano molto evidenti. E allora con un altro gruppo abbiamo fatto recentemente una meta-analisi, un'analisi per vedere se le campagne di prevenzione che erano state fatte fino a questo momento potevano avere un effetto. E con la professoressa Cisulita abbiamo appunto valutato casi che, vedete, erano stati segnalati in queste campagne, qui c'è anche una campagna italiana, e avevano analizzato prima e dopo la campagna la proporzione di persone che avevano risolto la chetoacidosi e vediamo in maniera molto chiara che effettivamente queste campagne sono in favore della prevenzione, ci aiutano a prevenire. Abbiamo poi analizzato un altro studio, questo è il primo studio italiano in cui ha partecipato anche il professor Chiarelli, che qua era stata analizzata la campagna confrontando un'area di controllo contro un'area invece in cui era stata fatta e di nuovo vediamo che le campagne di prevenzione possono essere efficaci. Noi crediamo che questi siano gli elementi essenziali. Sensibilizzazione sugli operatori sanitari, questo dobbiamo fare in maniera continua su tutti, perché noi qui siamo esperti, come ci ha detto Gianni da Mezza prima, ma probabilmente c'è carenza da altre parti. Dobbiamo sensibilizzare quindi gli operatori, l'opinione pubblica, e io sono stato molto criticato per questo terzo punto, ve lo dico perché lo racconto in Italia da diversi anni, ma ci sono stati anni in cui sono stato criticato. Uno stick, ma sono molto convinto di quello che dico e lo riaffermo, cioè uno stick di licenza al triage pediatrico a pronto soccorso costa pochissimo, meno di 0,10 centesimi, richiede 5 secondi per fare la lettura. Al triage pediatrico cosa succede? Prendono la temperatura, la pressione corporea, la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, la saturazione di tubo. Beh, 5 secondi per fare uno stick, io credo che sia
una cosa essenziale. E vi dico questo perché negli ultimi 10 anni, 11 forse, perché storia parte da lontano, ho avuto la possibilità di analizzare diverse cartelle cliniche di bambini che non ce l'hanno fatta e bambini che erano stati al pronto soccorso prima con una diagnosi volendo scritta, bastava solo uno stick della glicemia 5 secondi e probabilmente quei bambini ce l'avrebbero fatta. Quindi riaffermo questa necessità, ma del resto c'era già raccontata la diagnosi. Collaborazione con le farmacie, perché l'ambulatorio del pediatra, l'ambulatorio del medico è praticamente accanto alla farmacia, questo ormai avviene dappertutto. Quindi basta che il medico, se c'è il dubbio, se non c'è lo stick nell'ambulatorio, basta che dice vai in farmacia, fai lo stick, 5 secondi, di nuovo ci abbiamo la diagnosi. Naturalmente se il medico invece pensa di prescrivere gli esami, bisogna che ci sia un collegamento diretto stabilito, perché altrimenti... L'ultimo punto credo che sia ancora molto molto importante, cioè una volta che il bambino ha avuto la diagnosi, e io ringrazio Jacopo perché ha messo a fuoco anche questo aspetto, una volta che c'è la diagnosi, beh, la gestione deve essere di un pediatra diabetologo, cioè anche telefonica, anche da distanza, ma non è possibile affidare a un pediatra che non ha esperienza la gestione, perché la gestione del bambino con diabete deve essere continuativa, cioè non è quello che c'ha la polmonite, gli prescrivo l'antibiotico e ci vediamo tra 3 giorni, no, quello ogni ora deve essere controllato e c'è bisogno di specialisti. Allora ci vuole un non entro quindi nella discussione di che cos'è il pediatra diabetologo senior, ve lo dico, è una persona che segue da almeno 5 anni la diabetologia pediatrica, che ha visto almeno 100 bambini all'esordio, perché altrimenti non si può avere una esperienza. Ecco, io credo che noi in conclusione ci abbiamo molte chance per ridurre drasticamente questa quantità di bambini che hanno. E quindi la mia chiacchierata non vuole essere altro che una riflessione per i colleghi, per le persone che hanno diabete, oltre che per i politici che hanno avuto veramente la disponibilità di ascoltarci e che io ringrazio per questo intervento. Grazie.